Bene. Io ringrazio tutti quelli che bla bla bla. Ho finito con i ringraziamenti. E prima di iniziare, io ho bisogno di sapere chi siete, a chi mi sto rivolgendo. Ho bisogno di sapere chi sono i progettisti o quanti progettisti ci sono, geometri, architetti, ingegneri e quant'altro. Alzino la mano. Ok. E chi ha già invece lavorato con la paglia, con le balle di paglia o con gli intonaci in terracotta calce invece? Alzino la mano. Ok. Bene. Bene, io sono Stefano Soldati, mi occupo dal 2004, quindi ormai 10 anni, di case in Valle di Paglia, però sono 32 anni che mi occupo di paglia, nel senso che io vengo dal settore agricolo, ho studiato agraria e mi sono sempre occupato di produzione di paglia, sono specializzato nella produzione di cereali. E ho sempre lavorato in grosse aziende, ho fatto il consulente in agricoltura biologica dall'86 e nel 2000 ho incontrato la permacultura, lì ho sentito parlare per la prima volta di case di paglia, e però non era il mio momento, per cui non mi interessava assolutamente saperne di più. Nel 2003 ho incontrato Barbara Jones in Inghilterra per caso, se il caso esiste, perché ero sempre in giro per altri motivi, per la permacultura eccetera eccetera, e però la cosa ancora non mi interessava, e qualche mese dopo, quando ho deciso di costruire casa mia, ho detto la voglio fare in paglia, e io ho cominciato a interessarmi di questo, e ho fatto tutto un percorso di formazione, mi sono fatto tutta una serie di corsi per imparare a costruire con la paglia. E poi, sempre con Barbara, Jones e Rowan, ho seguito tutto un percorso di formazione sulla progettazione, autocostruzione, costruzione e insegnamento. Quindi su come insegnare queste informazioni, come trasferire, condividere con altre persone queste informazioni, conoscenze, esperienze e quant'altro. E dal 2004, prima insieme a Barbara e poi anche per conto mio, ho cominciato a andare in giro per l'Italia e all'estero. Io lavoro in Inghilterra e in Sud America a insegnare a costruire con le balle di paglia. E in questi 10 anni ho lavorato su 46 edifici in paglia, i più diversi, da un capannone magari agricolo alla villetta, alla palestra, o insomma diverse tipologie di edificio. E cosa dire? Sono contento che in Italia, in Puglia in particolare, ne parlavo prima con qualcuno, c'è un bel fermento, io ricevo tante segnalazioni dalla Puglia, e la Puglia è una regione che ha un potenziale altissimo. La Puglia è la produttrice di grano duro, no? Una delle principali produttrici di grano duro, ed è il migliore grano duro al mondo, sappiatelo. Io per anni sono andato in giro per il mondo per produrre grano duro, e la Puglia ha delle potenzialità notevoli, quindi dobbiamo giocarcele in casa noi queste potenzialità, dobbiamo valorizzarle, non dobbiamo lasciarci scappare queste occasioni, e questa mi sembra un'occasione meravigliosa, quella di avere, no, anche un'organizzazione, se vogliamo, governativa, ufficiale, che sostiene questo tipo di iniziativa, è veramente molto importante, d'accordo? Io pensavo di fare così, di parlare un po' di case di paglia, e quindi di costruzione in Valle di Paglia, vedremo alcune fasi costruttive, però prima di parlare di questo, io volevo parlare della, almeno qualche accenno, della progettazione in permacultura, perché oggigiorno abbiamo un'infinità di case che sono progettate male, a parte costruite male, ma anche progettate senza magari un senso, senza una logica, no? E questo è un grosso problema, perché posso avere una bellissima casa, ma magari è girata nel modo sbagliato, o
ma non perché ci fossero dei vincoli particolari, ma perché così è stata messa a caso, no? E questo capita molto molto spesso, e quindi questo magari comporta tutta una serie di impegni energetici, economici, eccetera eccetera, che magari potevo evitare solamente girandola di qualche grado, magari mettendo una finestra in più da una parte anziché dall'altra, eccetera. Quindi è importante, diciamo, avere dei criteri di progettazione. Io non dirò quanti gradi bisogna avere, perché non è questo lo scopo. Lo scopo, se uno poi è interessato, approfondirà nello specifico qual è il dettaglio necessario, però è importante capire che ci sono dei criteri, dei principi. Un'altra cosa, chi sa già qualcosa di permacultura può alzare la mano, per piacere, che così vediamo. Ok, bene. E quindi volevo iniziare un attimo con la permacultura e quindi con la progettazione sostenibile. Permacultura è progettazione sostenibile, per passare poi alle case di paglia. E mi era stato chiesto di parlare di intonaci in terra cruda e in calce. Lunedì e martedì ci sarà Giacomo qui a fare il laboratorio. Giacomo è un ragazzo che lavora con me e è stato un mio corsista che poi io mi sono diciamo tirato dietro, ho seguito, e adesso lavora diciamo in parallelo a me. È molto molto bravo, molto molto bravo, e con lui invece si farà la parte più pratica, più applicativa, e vedrete poi quanto, per chi non l'ha mai fatto, quanto bello, quanta soddisfazione c'è utilizzare un materiale come la paglia per realizzare in questo caso una parete, un tamponamento, diciamo che è un po' un primo passo, no? verso l'edilizia in paglia. Bene. E la permacultura nasce dall'osservazione della natura e nasce dalle considerazioni fatte osservando quello che un sistema naturale, il sistema foresta, può dare rispetto a un sistema campo coltivato. Due personaggi, David Holmgren e Bill Mollison, negli anni 70, hanno preso in considerazione il sistema foresta e l'hanno valutato per quanto riguarda tutto quello che entra nel sistema foresta e quello che il sistema foresta produce. Poi hanno preso un campo coltivato, hanno valutato tutto ciò che entra e tutto quello che esce dal campo coltivato come produzione, e hanno visto che chiaramente chi vince è il sistema naturale, nel senso che il sistema naturale è molto più efficiente del sistema antropico e quindi gestito dall'essere umano. E a questo punto si sono chiesti: ma possibile che la natura sia così brava e noi invece no? Che cosa sbagliamo? Perché non possiamo copiare dal primo della classe, no? Anziché sempre dall'ultimo? Cioè, se vogliamo migliorarci dobbiamo guardare, no, dove c'è più efficienza. E quindi hanno cominciato a ricavare dei principi da tenere in considerazione per fare un buon progetto. Ecco, il progetto, quando io parlo di progetto, non è il progetto architettonico dove mi metto lì sul foglio con la squadretta e la matita a fare il problema. Il progetto è un po' l'organizzazione di un sistema, l'organizzazione dei diversi elementi all'interno di un sistema, no? Questo è progettare, no? Mettere insieme delle cose in una visione più ampia. Ecco, e quindi loro hanno cominciato a estrapolare questi principi e adattarli all'inizio al settore agricolo, per poi passare invece a 360 gradi in tutte le situazioni, quindi in tutte le situazioni antropizzate, quindi dove l'essere umano ci ha messo mano facendo disastri, e quindi cercando di dare dei suggerimenti su come ridurre o migliorare le situazioni di danno. Sono partiti da principi etici, perché uno può fare agricoltura biologica, agricoltura biodinamica, può fare il sinergico, può fare quello che vuole, però magari è un assassino, un delinquente, eccetera, eccetera, e nessuno lo vieta, no? Loro dicono: no, facciamo una cosa, noi ci diamo
dei principi etici. Quindi chi vuole fare permacultura sa che ci sono dei pilastri, no? E questi principi etici sono prendersi cura dell'essere umano, delle persone, e prendersi cura della terra e condividere le risorse che noi abbiamo in eccesso, ovvero non sprechiamo le risorse che abbiamo in eccesso, come avviene molto spesso. Noi al nord abbiamo tanta acqua, io vivo in un posto, sono circondato dall'acqua, sommerso dall'acqua, quando viene un po' di pioggia c'è il fiume che esonda, io ho la mia food forest dove gli va dentro tant'acqua così ogni volta, che per dire, ne abbiamo finché basta. Vengo qua, parlavo con Giuseppe e dice, sai, noi qua abbiamo 2 litri d'acqua di qui, mezzo, forse, no? E cioè, è chiaro che io l'acqua da là non potrò mai mandarvela qua, però non ha neanche senso che io, avendo tanta acqua, la sprechi, perché spesso o sempre dietro quello che è la superficialità, no, l'acqua che io vedo uscire dal rubinetto, dietro c'è tutto un sistema che mi consente di avere un rubinetto aperto con l'acqua che esce, e questo sistema costa, e costa non a me, ma costa in un sistema molto più ampio. In un sistema molto più ampio, probabilmente una parte della deforestazione amazzonica, no, che tutti conosciamo, che è perché io possa aprire un rubinetto ad avere l'acqua. Quindi non bisogna sprecare l'acqua, nella fattispecie non bisogna sprecarla, anche se non tanta, proprio perché c'è comunque a monte tutta una catena che è alla base di questa situazione, d'accordo? Quindi è molto importante anche questa cosa. E, bene, vado un po' veloce perché non è un incontro di permacultura e quindi andiamo avanti. E la permacultura dà alcuni principi, li sorvolo un po', però una cosa è questa, tutto influenza tutto, stiamo attenti, quando facciamo il progetto di un'abitazione o di un qualunque edificio, non pensiamo che sia isolato dal mondo, anche se sono in un posto isolato dal mondo, comunque tutto influenza tutto, e questo è sempre bene considerarlo, come le nostre azioni influenzano comunque, magari in modo indiretto, anche altre situazioni. Queste sono, oppure molto importante nella progettazione, lavorare con e non contro. Esempio, casa mia ha una struttura in legno e i tamponamenti in balle di paglia. Quando abbiamo fatto la struttura in legno, allora, quando io ho iniziato casa mia non ne sapevo assolutamente niente. Premessa che ad Agraria si studia costruzioni, e quindi io sono iscritto all'albo professionale, io posso firmare case nel rurale, cantine, capannoni, stalle, tutto quello che è nel rurale posso firmarlo, casa mia è una casa rurale, posso firmarla, la mia stessa casa in paese non posso firmarla, d'accordo? Detto questo, io però non mi sono mai occupato di costruzioni, mi sono sempre occupato di produzione, no? Agricola. Quando poi ho deciso di costruirmi la casa, comunque ho coinvolto dei professionisti, un architetto e poi di conseguenza degli strutturisti ingegneri per fare il progetto di casa mia. Ho voluto seguirla da vicino perché ero interessato e quindi ho seguito tutte le fasi costruttive. Quando hanno cominciato a costruire la struttura, a me sembrava esageratamente grande, però dico, sai, professionisti sapranno loro quello che fanno, no? E ogni pilastro aveva controventi ovunque. I controventi sono, se io pianto 2 pali in parallelo e gli metto una tettoia sopra, viene un colpo di vento e può andare giù in questa direzione. Per evitare che perda la verticalità si mettono una croce di Sant'Andrea che può essere spezzata, e quindi delle diagonali in questo modo,
oppure due tiranti, due diagonali così. Questi si chiamano anche controventi. Messo controventi ovunque, cioè in tutte le direzioni, in tutte le cose, dei controventi enormi. Io dicevo, mamma mia. E allora ho chiesto all'architetto, dico, ma scusa un attimo, ma perché questi controventi? Perché per il vento. E dico, ho capito, ma tu sai da dove viene il vento? Ma non importa, noi li mettiamo ovunque. Ecco, questo è un atteggiamento. È vero che, sapete, io ho demolito una vecchia casa che era lì dall'Ottocento, fatta da un po' Cristo, una persona semplice, non era una casa ricca, diciamo, era una casa molto povera, fatta con pezzi di mattone, dei sassi, un po' di calce, di quella non tanto buona, di quella che costava poco, eccetera, e è stata fatta questa casa. Questa casa era stata posizionata tenendo conto del vento. Lì da noi viene la bora arriva da est e nord-est, e la casa non era orientata nord-sud come tutte le case normalmente vengono orientate, ma era inclinata con lo spigolo verso il vento prevalente. Il che significa che il vento arriva e trova lo spigolo anziché la parete sulla quale impattare. Allora dico, questa persona che aveva costruito la casa nell'Ottocento non aveva studiato, però diciamo utilizzava delle informazioni, delle conoscenze magari non sue dirette ma passate, eccetera, e le aveva messe in pratica. Oggigiorno noi pensiamo che non sia più necessario, però è chiaro che quando io non tengo conto che esiste un mondo, io rischio di lavorare contro e non con. Lavorare tenendo presente che esiste il vento che arriva in un certo modo, il sole che arriva in un altro modo, si è persa molto questa capacità progettuale che tenesse conto degli elementi all'interno del sistema nel quale io devo progettare. E va bene, poi ce ne sono altri e via. Importante ad esempio in permacultura, nelle progettazioni sono sempre modelli naturali. La natura lavora spesso con dei modelli che ripropone in modo costante, e modelli nel senso di proprio di forme che noi ritroviamo in natura in diverse situazioni e con diversi colori, diversi dettagli, diverse dimensioni, eccetera, però sono modelli che si ripetono sempre. E la natura non sbaglia, la natura non sbaglia. Quindi se noi riusciamo a capire questi modelli e riusciamo a riproporli, riusciremo anche ad avere una maggiore efficienza e, barra o, una riduzione del rischio di insuccesso del nostro progetto. Il rischio di insuccesso può essere anche una crepa nell'intonaco, non è che ti deve per forza cadere la casa, no? Il rischio di insuccesso è magari aver sbagliato qualche cosa, d'accordo? E non sempre applichiamo tutti i modelli, non sempre applichiamo i modelli, però molto spesso applicazione dei modelli. Facciamo qualche esempio dei modelli. Che modelli naturali conosciamo? Che forme naturali conosciamo? Spirale. La spirale. Dove troviamo la spirale? Nelle chiocciole. Poi? Nel DNA. Poi? Nelle correnti d'aria. Nelle correnti d'aria. Poi? Nei vortici. Nei vortici di acqua. Quindi aria, acqua. D'accordo. Poi? Nel cavolo. Poi? Nel gabinetto. Nel gabinetto. Dopo aver mangiato il cavolo romano. Può succedere che lo stesso pattern venga trasferito. Giustamente. Poi? Taglia, quando diciamo stupidaggini, taglia. Poi, dove lo troviamo ancora? La spirale? Anche in un tornado. Anche dei semi, ci sono alcuni semi che hanno la forma spirale. Tanti semi, tanti frutti, no? Che hanno una forma spirale. La lumaca. Poi, una spirale enorme.
abbiamo detto il DNA che è piccolissimo, no? Invece una dalla parte opposta che è le galassie. Pensate, i modelli, noi abbiamo citato dei modelli trovandoli in un vegetale, negli animali, nei minerali, no? In situazioni molto piccole, in situazioni molto grandi, è un modello che funziona bene. No, ovviamente non sempre, non per tutto, non per, però è un modello che funziona, è un modello che sta. Un altro modello. Struttura dell'albero. La struttura ramificato, no? Quindi descrivimelo. È, diciamo, parte appunto da una base generalmente sempre più grande e poi va, diciamo, ad assottigliarsi sempre di più mano a mano che si sale, si va verso gli apici o le estremità in generale. Ok. E quindi tu vedi questa ramificazione dove? Nell'albero? Anche nelle strutture delle case si va. No, dimmi nell'albero dove la vedi. No, non per tutto. Dove vedi la ramificazione nell'albero? In che parte dell'albero la vedi? Ma in tutto, dalla base fino anche sotto, neanche nelle radici. Questo volevo farti dire. Le radici, c'è la ramificazione, poi c'è il fusto, che quindi c'è, raccoglie tutti i vasi, no, delle ramificazioni, li raccoglie in un unico fusto e poi esplode nuovamente in un'altra ramificazione, no? Questo è un modello molto molto bello. Di solito vediamo il tronco e i rami, no? Quindi non pensiamo mai che anche le radici hanno lo stesso modello rovesciato, no? Questo volevo. Dove lo troviamo questo modello? Nei fiumi. Nei fiumi dove? Ok, identico all'albero, cioè tu hai da prima tutti gli affluenti, il fiume principale, poi nell'estuario, nel delta, tu hai le varie ramificazioni. Dove ancora? Nelle corna degli animali. Nelle corna degli animali. Nel corpo umano è pieno. Nel corpo umano è pieno, no? Quindi i vasi sanguigni, linfatici, nervosi, eccetera, no? E se voi vi prendete un albero, ve lo mettete addosso, siamo identici come modello, no? Ed è un modello anche questo, un altro modello molto interessante. Vediamo un ultimo modello che vi viene in mente. La pila è scarico. Non dirmi che ho parlato, devo riniziare. No, la pila scarica. Il formicaio. Il formicaio è pieno di ramificazioni. È pieno di ramificazioni. Un altro modello, un'altra forma. La sfera. La sfera. Il villo intestinale. Il villo intestinale, prendiamo il villo intestinale. Perché la sfera c'è in natura, però non è così tanto diffusa la forma proprio sferica, sferica. In realtà è un modello che si ripete seguendo come nucleo principale quello sferico. In realtà tutte le cose di cui è composta la natura hanno come modello molto spesso la sfera. Come dico prima, sì. Pensi alla cellula. Quindi come i frattali che si ripetono. Esatto, per quei frattali, sì. Benissimo. Un altro modello è questo, quale? Villa intestinale. Che modello è? Che disegno è quello? Che forma è, possiamo dire? In permacultura viene anche chiamato keyhole, cioè buco di serratura, cioè c'è un ingresso e poi appunto un cerchio, del modello che permette, diciamo, maggiore... Noi in italiano diciamo un'onda. L'onda è quello che può essere più o meno articolata o più o meno lineare, però è l'onda, no? Quello che e quindi la troviamo nei villi intestinali dove? L'onda. Nel mare. Nel mare. Poi? Orizzonte, sulle montagne. Nelle montagne, ad esempio. Nelle dune. Nelle dune, le onde di sabbia anche troviamo. Poi? Poi nella codificazione, diciamo, del suono, della luce, quindi la frequenza. Quindi sì, l'onda magnetica, elettromagnetica, eccetera. Nel cervello, ad esempio. Questa è un modello molto efficiente perché in poco spazio ho tanta superficie. Pensate ai bronchi, cioè pensate alla superficie che noi abbiamo all'interno dei nostri organi o nel mitocondrio, che è questo organulo proprio all'interno della cellula, piccolissimo, che ha una superficie incredibile, sviluppata tutta in queste lamelle, diciamo, no? Che comunque hanno
hanno. È un modello che è molto molto frequente e funziona molto molto bene. Nell'argilla, ad esempio, abbiamo anche questa magnificazione delle superfici in pochissimo spazio. La magia dell'argilla è tutta lì. Bene, vabbè, qualche foto giusto per... E questo è il frattale, no? Di cui si parlava, perché è vero sì che c'è una spirale, però è una spirale fatta di tante spirali più piccole, no? Quindi formata da tante spirali, quindi è un modello che si ripete su se stesso, no? Che... o anche la simmetria di diverso tipo, che magari esagonale, l'esagono ad esempio, ci sono alcune forme che sono particolarmente ricorrenti in natura, no? E sempre in diverse, sì, e sempre in diverse, le ritroviamo nei diversi regni anche animale, vegetale, minerale, no? Che sono, pensiamo di essere tanto diversi dai sassi noi, ma soprattutto certe persone sono molto più vicine di altre, siamo molto vicini. Questa è una molecola di clorofilla, al centro ha il magnesio che ossidandosi dà una colorazione verde, no? Guardate la differenza tra questa e questa, diciamo che strutturalmente è identica, la differenza è l'atomo che c'è al centro, qua è ferro, e sapete che cos'è questo? Questo è il nostro sangue, l'emoglobina. L'emoglobina e la clorofilla sono identiche, cambia solo le cose. Ma diciamo che il pattern, il modello è sempre lo stesso ed è un modello che funziona. È un modello che funziona perché anche l'emolinfa, quella degli insetti per dire, è una via di mezzo tra l'emoglobina e la clorofilla e funziona, e funziona per tutti noi esseri viventi. Un altro aspetto importante da considerare sono i settori e sono le zone in permacultura. I settori, che cosa sono i settori? I settori sono, quando io devo progettare, in permacultura si progetta qualunque cosa, qui magari parliamo un po' più di progettazione di edifici. D'accordo? Quando io devo progettare un edificio devo contestualizzarlo, devo capire dove sono, che cosa ho intorno, che cosa entra nel mio sistema che può in qualche modo influenzare l'oggetto della mia progettazione. E quindi i settori che cosa sono? Io prenderò la mia mappa e sulla mappa, in base all'osservazione, in base alla ricerca magari di dati, che ne so, storici, eccetera, eccetera, raccolgo i dati degli elementi che possono entrare nel mio sistema e in qualche modo condizionare. Quello che si fa di solito nei corsi che facciamo di progettazione in permacultura è un'analisi di tutti gli elementi che possono entrare nel sistema e poi ciascuno di questi verrà analizzato per vedere se influenza o meno, o quanto influenza o possa influenzare il nostro progetto. Che cosa può entrare nel nostro sistema? Se io prendo la proprietà qua e dico bene, qua voglio costruire una casa qua, quali sono gli elementi che entrano in questo sistema? Sveglio. Il sole, il vento, l'acqua. L'acqua da dove può entrare? Da sopra e da sotto. E basta? Dai lati. Ok. Poi? Il terreno. Il suolo. Il terreno entra nel sistema? Entra per quando sia stabile, no? Devo tenerne conto. Ok, devo tenerne conto, è un elemento che è già dentro. Di solito in permacultura non lo consideriamo nel discorso dei settori, perché diciamo, ipotizziamo di chiudere, no, il mio sistema con un muro, no? E devo capire che cosa entra e che cosa esce. Poi guarderò che cosa entra e che cosa esce e ciascun elemento verrà considerato e pensato. E poi devo cominciare a dire, benissimo, dentro però adesso che cos'ho, no? E incomincio allora ad analizzare quello che ho dentro. Comincerò a pensare, per dire, alla terra sulla quale appoggio, eccetera, eccetera. Anche la storia di quel terreno.
anche la storia di quel terreno, certo, certo, ci sono tutta una considerazione. Io devo avere, considerare sia gli elementi fisici tangibili, sia quelli intangibili, nel senso che ci sono certe situazioni. Se io chiamo l'architetto e mi faccio fare il progetto della mia casa, l'architetto mi dice: ma di che colore vuoi la cucina? E io dirò: verde. Che colore vuoi la cosa? Vogliono tanta luce, no? Queste sono le indicazioni che il committente dà normalmente all'architetto, e l'architetto fa il progetto della casa, quello è il progetto dell'architetto, punto, non è il progetto del committente. Il 99% delle volte è un progetto che non è il la casa del committente, difficilmente il committente la sente sua, no? Nel profondo sto parlando, perché razionalmente lui dice: io ho pagato l'architetto, è mia, punto. Però in realtà molto spesso poi dopo gli manca lo spazio per mettere le scope, non c'è la cosa per coso, però quella finestra lì magari se la mettevamo più in là, guarda che bello che era vedere, che ne so, il mare o che ne so, insomma ci sono certe cose che... Quindi il buon progettista quello che deve fare è cercare anche di vedere oltre, e non è qualche cosa di materiale, di tangibile, è qualche cosa che va comunque tenuto in considerazione se voglio essere un bravo progettista che capisce quali sono le esigenze e le cose. Io dico, in tanti anni incontro tante persone che si vogliono fare la casa in paglia, arrivano da me marito e moglie o coppia insomma, perché vogliono farsi la casa in paglia, mi pagano, perché adesso ho capito che devo farmi pagare per fargli una consulenza. Questi stanno un'ora e mezza da me e litigano un'ora e mezza perché lui la vuole in un modo, lei la vuole in un altro, ma non la paglia, il problema non è la paglia, è che tra di loro, cioè loro hanno bisogno di una terapia di coppia, e vengono da me e dicono: adesso Stefano ti dirà che e ti convincerà. E io dico: ma ditemi voi un attimo come sono. E cominciano a seminare un po' di zizzania, questi cominciano a litigare tra loro, dopodiché gli dico: benissimo, adesso dovete mettervi d'accordo tra di voi e poi, se volete poi fare effettivamente la casa in paglia, ne riparliamo. Però il più delle volte, allora se io gli dico: benissimo, adesso vi faccio la casa in paglia, gli faccio il mio progettino di casa in paglia, questi se ne vanno via, che comunque non hanno affrontato il loro problema. Cioè hanno fatto, il lavoro che ho fatto io è un palliativo, non è una casa in paglia, è un nascondere, aiutarli a nascondere il loro problema. Io non voglio fare il terapista di coppia, per carità, però è chiaro che se io devo fare tante case in paglia che sono state costruite, o tanti progetti senza andare alle case in paglia, parlavamo prima degli ecovillaggi, di comunità eccetera eccetera, hanno un turnover rapidissimo, famiglie che si lasciano perché la casa in paglia, perché eccetera eccetera. Quindi io credo che questo vale anche nel convenzionale, non solo nell'alternativo, per carità. Io credo che il buon progettista debba anche guardare un po' più al di là di quello che è la sezione di una trave, no? E riuscire veramente a capire quali sono le esigenze del committente, e questo vale in tutti i progetti, non solo delle case. Abbiamo visto allora quali sono i vari elementi, no? Tenete presente che poi a seconda di dove sono, certe sono più importanti, certe meno. Da me il fuoco non è un problema perché sono circondato da acqua, è tutto sempre verde, c'è sempre molta umidità, è difficile per me il problema fuoco, però in altri posti è assolutamente, non so se qua avete problemi di fuoco, però ero in Calabria l'autunno scorso e lì sono terrorizzati giustamente, perché è un problema molto forte, quindi bisogna tenere sempre presente anche le frane, gli ingressi degli animali che possono crearti problemi nella progettazione anche, quindi da tenere in considerazione. Gli esseri umani non sono meno dannosi degli animali, quindi bisogna veramente prendere in considerazione tutti gli elementi di un sistema, e poi andrò
uno per uno ad analizzarli per vedere che cosa mi serve. Importante è che sempre più trascurata, adesso si sta un pochino riprendendo, un po' perché è di moda, un po' perché l'energia costa, eccetera, eccetera. Però questo, il concetto della bioclimatica, quindi del tenere in considerazione da dove viene il vento, da dove arriva il sole, eccetera, sono sempre stati negli ultimi 30-40 anni, direi anni 70, no? Si è un po' abbandonato questo concetto. Le case si mettono così dove capita o dove ci piace e non necessariamente girata tenendo presente il sole, il vento, eccetera. È chiaro che qui voi avete magari più problemi del caldo, qui magari anche del freddo d'inverno, no? Però diciamo che al sud è più problematico il caldo magari rispetto al nord, dove il problema più grosso è il freddo, e quindi è chiaro che comunque il sole è importante sia d'estate che d'inverno, in un modo o nell'altro è comunque importante, è importante considerarlo, ed è importante considerare anche l'incidenza solare che io ho. Noi sappiamo che il sole d'inverno è alto, scusate, d'estate è alto, e quindi con un buono sporto che qua non si fa, mi proteggo dall'ingresso del sole all'interno dell'edificio, mentre l'inverno io so che il sole mi può entrare. E oggigiorno tutte le case vengono costruite con il condizionatore, ma ha senso? Quando posso, le case tradizionali qua di una volta che non avevano il condizionatore, entrate d'estate quando fuori ci sono 2000 gradi e dentro vi dovete mettere sulla felpa, o no? E allora dico, ma perché dobbiamo? Sappiamo benissimo che ci costa una follia il petrolio e quant'altro, l'energia, no? Cerchiamo di recuperare nella fase di progettazione, no? Quindi l'invito che faccio ai progettisti è: andate a cercarvi un po' di informazioni in questo senso, cercate di lavorare un po' su queste cose, che è importante. La ventilazione naturale, gli arabi che cosa cavolo ci hanno insegnato? Un sacco di cose ci hanno insegnato su questo. Cerchiamo di lavorare con, facendo un buco, mettendo un tubo, cioè non è che sono cose, io non sono per il geotermico con pompe di calore, che io spendo un miliardo di joule di energia per farlo, per risparmiare magari 2 watt di cose, capito? Cioè no, io sono per le cose più semplici possibili, che dal punto di vista energetico siano molto efficienti nella fabbricazione e nell'utilizzo dopo. Quindi le torri del vento, o semplicemente appunto questi, utilizzando magari degli estrattori, o semplicemente l'effetto camino e far entrare, diciamo, l'aria fresca d'estate, è una grande cosa. Con poco tu riesci ad avere un ottimo risultato, quindi lavoriamo su questo. Come ad esempio, vabbè, insomma, queste sono cose che accenno, ma per sapere ad esempio quanto un albero può ombreggiare, ma questo vale anche quando studio lo sporto del tetto, o se voglio fare una pergola o una rete ombreggiante, qualche cosa, è importante sapere che esiste, a seconda della latitudine tu hai un angolo di incidenza che di solito viene calcolato, e ci sono tutte queste tabelle e quant'altro, c'è la formulina, e in base all'angolo, per l'altezza, diciamo in questo caso dell'albero, riesco a fare capire quanto è la distanza, diciamo, no? E quindi giocando con questa formulina riesco a tirar fuori tutti gli elementi che mi servono. Vabbè, questo era per calcolare quanto era alto un albero e via. E nella progettazione sono importanti, sempre questi sono alcuni dei principi di progettazione, ad esempio le funzioni multiple, sapere che qualche cosa mi può servire o posso utilizzarla per più funzioni è importante. Vabbè, non... Noi oggi pomeriggio l'idea è quella di andare fuori, cominciare ad andare a vedere quello che dovrà essere fatto
poi nei lunedì e martedì, e cercare di pensare a preparare o a cosa c'è da preparare perché lunedì e martedì si possa iniziare con la cantierizzazione, quindi la realizzazione, iniziare a realizzare il lavoro. Vabbè, lo lascio perdere questo, che invece questo mi interessa. Quali sono le caratteristiche della, le caratteristiche di qualità dell'abitare secondo voi? Cosa deve avere una casa per essere qualitativamente buona? Clima interno, cioè come circola l'aria, l'esposizione, cioè anche la luce. Ok, dimmi una parola. Comfort. Luminoso. Luce. Scusate, sono sordo. Benessere termico-metrico, quindi diciamo un buon equilibrio tra temperatura e umidità interna. Ok, dimmi che cosa scrivo. Benessere termico-metrico. Poi? Isolamento. Quale isolamento? Termico e acustico. Poi? Aerazione. Come si scrive aerazione? Aerazione, giusto? Devo far scrivere qualcuno di voi. Preso il problema. Poi? Cos'altro? Essere lesivo. L'estetica? Ah no, ok. Quindi? Beh, essere lesivo, verso l'esterno. Poi? Proporzione degli spazi. Cioè, vivibilità e proporzione degli spazi. Quindi altezza. Ok, quindi che cosa metto? Cioè, è un po' racchiuso. Nella parola comfort possiamo cioè, se stai bene in una casa stai bene, punto, c'è dentro tutto. Se ci sono le proporzioni, se c'è la luce giusta, sì, ok. Funzionale. Funzionale. È naturale. Naturale. Un po' di musica. Con un albero di ciliegie fuori anche. Poi che mi protegga. È appunto di possibilità di avere anche piante, luoghi di avere magari fuori. Ok, quindi protezione, no? La pianta come protezione o la pianta no, come la estetica? Casa. No, la casa come protezione. Perché voglio dire, il benessere visivo è chiaro che se io davanti qua ho un muro in cemento armato oppure ho un bel ciliegio, cambia, no? Non vi è mai capitato di andare in un albergo? A me è capitato una volta in un albergo, entro, mi danno la camera, apro la finestra, muro. Sono stato tutto il tempo con questa cosa e non poter aprire una finestra e respirare dell'aria, no? Una angoscia di mi sembrava di essere in un bunker. E quindi va bene, il benessere visivo verso l'esterno prevede anche magari un contesto, no? Di progetto. Invece no, quello che dicevi tu invece era protezione, no? Ok, cos'altro? Ci sono anche i materiali, che c'è con cui i materiali che e formano la casa. Quindi? Che può essere, che ne so, per esempio a casa mia c'è un soffitto di legno che mi dà molto comfort. Ok. Anche dal punto di vista sonoro, cioè cambia tutto. Quali materiali? D'accordo. Materiali naturali. Allora, attenzione, qui secondo me è interessante la cosa, perché cos'è che hai detto tu? Materiali non chimici. Non chimici, no? Naturali. Naturali. Quindi essere, attenzione che non vuol dire che naturale sia salubre o sano, non necessariamente, voglio dire, quindi dobbiamo anche lì stare un po' attenti, no? E direi che evitare avere materiali tossici o che comunque producano sostanze più o meno tossiche, no? Quindi
Quindi come metto? Ecocompatibili. Materiali eco. Sostenibili. Ma quella è un'altra cosa ancora, no? O no? Perché? Che cos'è quello? Cosa vuol dire quello? Cosa vuol dire? È la sostenibilità nella produzione e nella dismissione. Ecco, che sono le due cose che non si considerano mai. Vero o no? Una casa oggigiorno costa poco, una casa in cemento armato, no? Relativamente poco, voglio dire. Allora, attenzione, per tutti quelli che non sono della mia generazione, i miei nonni hanno lavorato tutta la vita facendo sacrifici per mettere da parte dei soldi per iniziare a costruire una casa che loro non si sarebbero mai goduta, ma che sarebbe poi servita ai figli, ai nipoti, eccetera. Le vostre generazioni vanno e si comprano un appartamento, no? E questa è la differenza, costa poco in questo senso, che oggigiorno abbiamo più facilità ad accedere o al credito o comunque al denaro in modo diverso rispetto a una volta, né? Senza, non sto giudicando, sto facendo solo un'osservazione, no? Delle considerazioni. Quindi costa in termini abbastanza poco, cioè tu non hai ancora lavorato tutta la vita per poterti permettere la casa, quindi il costo del tuo lavoro, dello sforzo, diciamo, non l'hai ancora giocato, no? Perché sei. Quindi, però cosa succede? Che una volta si costruivano case che duravano generazioni, duravano secoli. Adesso si costruiscono case che dopo 30 anni buttiamo giù e rifacciamo perché non vale la pena di ristrutturare. I condomini degli anni 70 ormai sono quasi finiti perché li abbiamo già buttati giù e rifatti nuovi, no? Sono, ahimè, sono considerazioni che comunque vanno fatte. E oggigiorno non si considera molto questo, come lo metto? Durevolezza. La durevolezza. No, ma volevo mettere quello che mi diceva lei. Dimmi che cosa scrivo. Sostenibilità nella produzione e dismissione. Ok. Ci viene in mente qualcos'altro? Attenzione, la sostenibilità non vuol dire solo economica, eh? Ambientale, ma anche energetica, eccetera eccetera. Quindi è importante la sostenibilità. Quando parliamo di energia non è solo l'energia della centrale di Fukushima, è l'energia magari mia, cioè se io per farmi la casa devo lavorare 800 ore al giorno, energeticamente io sono distrutto, non ce la faccio. No, quindi la sostenibilità energetica parte anche da me, no? Da quello che io effettivamente posso poi impiegare nella mia realizzazione. Ok, allora, cos'altro? Sicurezza statica. Ok. Diciamo che la qualità dell'abitare deve tener conto anche della sicurezza statica, perché se ti cade in testa la casa non c'è più tanta qualità dell'abitare, non ci abiti più tanto volentieri, no? Quindi effettivamente è importante. Poi per ognuna di queste cose qua è chiaro che io devo considerare, non so, per avere un buon isolamento termico-acustico, che cosa devo fare. Quali sono le condizioni per arrivare a questo, no? Quali sono i materiali ad esempio da impiegare o gli accorgimenti da adottare nella progettazione e nella realizzazione. Tenete presente che queste sono le cose che il progettista deve per primo iniziare a considerare. È il progettista che deve iniziare a pensare a queste cose
e poi dopo dire no, questa magari non è importante, quest'altra invece molto, questa e di conseguenza così pure gli elementi di cui prima, il sole, l'acqua eccetera, di solito è il progettista che deve prendere in considerazione queste cose qua, non tanto il committente che magari non ne sa niente di incidenza solare o di comfort, che ne so, termoigrometrico, insomma. Quindi sono considerazioni che il progettista più che altri deve prendere in considerazione. Bene, le risposte a tutto questo ovviamente sono le case in paglia, ragazzi. Le case in paglia hanno tutte queste cose. Sto cercando anche delle alternative, non riesco a trovarle. Le case in terra cruda belle, bellissime, però hanno tutta una serie di svantaggi magari che le case in paglia non hanno, e non hanno dei vantaggi in più di una casa in paglia, o non ne vedo io. Altre, le case in legno anche, non, secondo me hanno più svantaggi che vantaggi, soprattutto in certe zone d'Italia. Adesso è venuta la moda, non so qua in Puglia, ma da noi ovunque case, e quindi tutti si fanno la baita in pianura, in riva al mare, no? E tu dici ma pensiamo tradizionalmente, ma le case in legno dove si facevano? In montagna. Sì, il problema è che certe volte si associa ad un materiale a sistematicamente bello, brutto, buono, cattivo. Quindi il legno è necessariamente bello o buono. Invece non è vero, perché a volte quando sono, per esempio, queste travi finte, queste sono finte, cioè io le trovo brutte. Quindi scusate se non ero una critica, però diciamo invece il materiale dipende da come è usato, può essere bello, brutto oppure confortevole, avere quelle caratteristiche. Certo, no? sono considerazioni importanti da fare, no? Solo che il committente non è in grado a volte, no? Perché il committente si ferma spesso all'estetica, quello che dici, ah io voglio vedere il mare, che ne so, dalla finestra, no? Che è la cosa importante, poi magari ha una casa che fa schifo, però è la sua cosa. Allora è questo lo sforzo che io richiedo ai progettisti, dico voi dovete anche però dargli una casa, sì, dategli la finestra che vede il mare perché ci vuole, però anche fategli una casa che sia piacevole da abitare, che sia confortevole, no? E quindi trovare le soluzioni adeguate per questo tipo di... Bene. Ditemi che orari abbiamo, ci dobbiamo fermare per una pausa, andiamo via dritti? Sì, anche perché poi dovremmo organizzarci per il pranzo. E quindi? Per cui io direi almeno al massimo una mezz'oretta, e poi per una pausa. Ok. Per voi, sono stato fino a più tardi. Allora, io e lui stiamo fino a più tardi, e voi potete andare. Facciamo ok, no, io e te siamo già d'accordo. No, come vuole, dimmi allora a che ora ci fermiamo per mangiare? Ci fermiamo a che ora? 11:30 ci fermiamo per la pausa. Cioè tra un quarto d'ora. Sì. Ok, facciamo 10 minuti di pausa, sì, dai. Sì. E, cioè facciamo una cosa veloce, pipì, sigaretta e via. E poi invece per il pranzo a che ora ci fermiamo? 13:30. Ok. Bene. Le case in paglia. C'è qualcuno che non ha mai sentito niente di casa in paglia? Che non ne sa proprio niente, che è una novità? Ok. Beh, però lo sapete già, cioè quasi tutti sanno tutto. A voce. Vabbè, io più che a voce adesso non vi dico comunque. Attenzione, le case in balle di paglia nascono nella seconda metà dell'Ottocento, quando sono nate le macchine imballatrici per la paglia. Perché prima la paglia veniva stoccata, stivata nei covoni, no? Poi hanno inventato questa macchina che compattava la paglia e ne faceva dei blocchi, quindi riduceva moltissimo l'ingombro e la facilità anche di gestione. Pensate alla paglia sfusa col forcone da movimentare eccetera, mentre invece quando è compatta così anche riesci a stivarla più facilmente, riesci a fare. Qui negli Stati Uniti, in Nebraska, i pionieri arrivano in questi
in queste zone di dolce, diciamo, collina o pianura, fantastiche, perché non c'erano foreste e quindi non c'era da tagliare alberi enormi. Pensate una volta, deforestare a mano con i cavalli, tirare via le radici, cioè una cosa allucinante. E non c'erano pietre nella terra, quindi fantastico da coltivare. Peccato che la mancanza di pietre e di legname significava non avere materiali da costruzione. E quindi questi si trovano in un posto meraviglioso da colonizzare, però senza la possibilità di costruirsi delle case. L'unica cosa che hanno a disposizione sono questi blocchi giganti di materiale vegetale e incominciano a farsi dei ricoveri temporanei in attesa dell'arrivo delle carovane con il materiale da costruzione, con il legname da costruzione. E l'anno successivo, quando poi sono arrivate queste carovane, questi hanno detto: col cavolo che noi buttiamo giù queste, che sono fantastiche, comodissime, funzionano benissimo, ce le siamo fatte noi con tanta fatica e noi ce le teniamo. E questi se le sono tenute fino ai giorni nostri e ci abitano, sono in perfette condizioni e in ottima qualità, diciamo, abitativa, e quindi questi signori se le sono tenute e sono tuttora là. È un materiale che quindi dura, una casa che dura più di 100 anni è già un grosso vantaggio rispetto alle case che noi costruiamo oggigiorno, con questi, da noi si fanno questi cappotti sintetici che dopo 6 anni è già tutta polvere e si stanno disfando, le travi in cemento armato che hanno già tutto il ferro ossidato e quindi devi intervenire in modo strutturale, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che queste case hanno già una buona garanzia. Non sappiamo se dureranno più di 100 anni, però quelle che ci sono sono lì da 100, secondo me qualche migliaio d'anni potrebbero durare. La paglia è il sottoprodotto del cereale, quindi il cereale che è sostenuto, aspetta perché mi hanno detto che devo stare qua, il cereale che è sostenuto, la spiga che è sostenuta dallo stelo, lo stelo è la paglia, no? Quindi una volta che è passata la mietitrebbia nel campo a raccogliere la granella, quello che resta nel campo è la paglia. E la paglia una volta veniva bruciata spesso, una volta veniva utilizzata per le stalle, poi quando hanno cominciato a ridurre le stalle, a chiudere, eccetera, la paglia è diventata un surplus e quindi spesso la si bruciava, che dal punto di vista agronomico è la cosa più assurda che si possa fare. Però diciamo che con la paglia che produciamo noi in Italia e che non utilizziamo, potremmo costruire ogni anno oltre 160.000 case da 150 metri quadri, quindi delle belle casette, con materiale di scarto che non viene utilizzato, quindi senza bisogno di produrre niente di più di quello che già abbiamo. Vai! Aspetta, cambiamo foglio. Quali sono, secondo voi, i problemi che può avere una casa in paglia? Occupando più spazio, cioè il grattacielo, ci abitano 20 famiglie, invece costruendo così ci vorrebbe molto spazio. Questo vale indipendentemente dalla paglia, no? Adesso quella. Sì, no. Però vedo tanto. Cioè esistono grattacieli in paglia? Questo è un problema. Ne facciamo uno? Sei progettista? Chi è che ci progetta un grattacielo in paglia che io e lei veniamo a costruirlo poi? Facciamolo, si possono fare grattacieli in paglia? Eh sì. Dai, poi ti spiego come si fa. Si parla di qualità della casa, no? Delle abitazioni. Il grattacielo in sé ha già qualcosa in meno di qualità della vita, no? Siamo tutti gli stipati, in verticale. Attenzione, attenzione. Lo spazio c'è per tutti. Allora, boh, io non so se effettivamente ci sia per tutti o non ci sia per tutti, se dobbiamo per forza avere grattacieli oppure no. Tenete presente che voi siete venuti qua per sentire qualche cosa di strano. Cioè, voi non siete normali. Perché se siete venuti qua per sentire me vuol dire che normali non siete.
Però guardate che qua siamo in 30 persone, guardate che fuori ci sono 30 milioni di persone contro i 30 che sono qua dentro. Io ho tre fratelli che vivono in condomini, all'ottavo piano di condomini di cemento armato in centro città, e loro, che ovviamente mi conoscono da quando siamo nati, non gliene frega assolutamente niente di Casa in Paglia, prima di agricoltura biologica, perché dall'86 sono quasi 30 anni che mi occupo di agricoltura biologica, non gliene frega assolutamente niente, e loro mai e poi mai lascerebbero il centro di Milano. Questo per dire che non è che per forza di cose dobbiamo fare Casa in Paglia per tutti, per farli stare bene, perché c'è molta gente che non ha le stesse aspirazioni, no? Ma perché non anche conosce, con Giuseppe ne parlava. Perché non conosce. Ma non è detto, non lo so, e credo che si aprirebbe un dibattito abbastanza lungo, magari possiamo parlarne a pranzo. Comunque, al di là che non voglio giudicare, non è che io sono bravo, mia sorella no, perché lei vive nella casa in cemento armato, capito? Diciamo che abbiamo esigenze diverse. Io lo vedo come un problema per l'umanità, lei non gliene frega niente, no? E se il mondo sta andando così è perché alla maggior parte della gente non gliene frega niente. Questo è un dato di fatto. Se voi pensate, quando io dico di chiudere il rubinetto perché esce troppa acqua, io lavoro in Argentina da tanti e tanti anni, se voi siete mai stati a Buenos Aires, che ha 14 milioni di abitanti, e voi girate presto al mattino, io mi alzo abbastanza presto, alle 6, 6 e mezza, mi vado a fare un giro per il centro della città, voi avete le strade allagate vuol dire che c'è tanta acqua così in tutte le strade del centro, perché c'è l'abitudine di lavare i marciapiedi, ma lavarli nel senso che tutti aprono le gomme dell'acqua e allagano le strade, e tu vedi questi fiumi di acqua che corrono lungo le strade e vanno verso il fiume, verso il Rio della Plata. E io vado lì per insegnare in un ecovillaggio a costruire le case in paglia perché sono sostenibili, e quando arrivo a Buenos Aires mi fermo sempre qualche giorno dai miei amici, dico: ma salverò il mondo? Cioè, ecco, mi chiedo quanto, capito, sia effettivamente... Io sono convinto che certe persone non riuscirò mai a convincerle, e faccio il ragionamento opposto, cioè mia sorella, mio fratello, che io adoro, ci vogliamo un bene dell'anima, eccetera, non riusciranno mai a convincermi. E come io non vorrei che loro forzassero, capito, per cercare di convincermi, perché mi farebbero violenza, devo pensare di non fare la stessa cosa nei loro confronti. Quindi diciamo che dobbiamo un po' lavorare con... ci sono certe cose che succedono ogni tanto e che accendono la luce, no? Che possono essere una frase che tu senti per strada e tu dici: Dio, ma cosa ho fatto fino adesso? Adesso voglio cambiare, e ti metti a cercare. Oppure può essere Chernobyl, no? O Fukushima, queste situazioni catastrofiche che fanno disastri. Però molta gente ha aperto gli occhi, non tutti, però molta gente ha aperto gli occhi. Io ricordo nel periodo di Chernobyl nessuno sapeva che cosa fosse il prodotto biologico. Quella volta nessuno sapeva, io parlavo di agricoltura biologica, è la biologia, no, dico guarda, è un'altra cosa, no? Il biologico è un'altra cosa. Nessuno sapeva. Dopo Chernobyl c'è stata un'impennata delle vendite dei prodotti biologici. Cioè proprio sono aumentate del 500% tutte le vendite nel giro di una settimana. Non c'era prodotto biologico, perché tutta la gente in panico. Cosa faccio? Cerco qualcosa di alternativo, e sono capitati nel negozio del biologico, no? Poi dopo molta di questa gente è ritornata a mangiare quello che voleva, però se prima c'era un livello di consapevolezza di un certo tipo, dopo... e queste botte, come tutti i disastri o magari le paure, la polla, la diossina, tutte queste menate qua, che più o meno montate, costruite, adesso io non voglio entrare nel... Però osservando la cosa succede, la gente prende consapevolezza, si preoccupa, inizia a cercare qualche cosa di alternativo, no?
no? Ecco, però queste sono cose che tu non puoi forzare più di tanto, no? Quindi io più di tanto cercherei di non